Renault partner di San Patrignano da 2 anni. Se ci racconta la scelta e le motivazioni di questa partnership. Beh, Renault è da sempre attenta alle attività che possono in qualche modo riguardare non semplicemente un aspetto commerciale, ma anche un aspetto sociale della sua presenza nei paesi dove è, ovviamente commercializza le vetture. In questo senso abbiamo fatto una scelta molto precisa, abbiamo cercato una comunità che fosse estremamente concreta, che portasse dei risultati e che quindi avesse una visione, come dire, molto simile a quella che è la nostra. E in tal senso abbiamo individuato in San Patrignano queste caratteristiche. E quindi, piuttosto che fare delle scelte che a volte possono sembrare semplicemente d'immagine per nomi altisonanti, abbiamo preferito fare una scelta invece molto concreta, molto locale. Tra l'altro San Patrignano non è solamente, diciamo, ovviamente qui Rimini, ma è anche delle, come dire, filiazioni altrove in Italia, anche questa è chiaramente una caratteristica che ci fa piacere. Progetti per il futuro e gli obiettivi comuni che ci saranno ancora? Beh, sicuramente abbiamo ancora un anno davanti per conoscerci meglio, per continuare questo genere di collaborazione. Da parte nostra sicuramente non ci sono preclusioni per poter dire magari di riuscire ad essere ulteriormente partner della vostra comunità anche per il futuro. Quanto è importante la responsabilità aziendale nel nostro mondo oggi? Beh, si parla molto di corporate social responsibility. Credo che in questo senso per noi sia una sfida, è una sfida quotidiana che implica molti aspetti della vita aziendale, che vanno da aspetti etici, aspetti morali. Da questo punto di vista noi poi siamo una multinazionale e già solo questo termine a volte può essere sufficiente per creare, no, delle situazioni di imbarazzo. Invece non è così, noi siamo presenti praticamente in quasi tutto il mondo. Come Renault, l'unica parte di mondo che ci manca sono gli Stati Uniti d'America, ma siamo presenti ovviamente in tutto il resto del mondo. Abbiamo 126.000 persone che hanno un cartellino con su scritto Renault in giro per il mondo e quindi questo per noi è estremamente importante. Siamo presenti anche in nazioni che in questo momento sono sulla bocca di tutti, come l'Iran, dove le situazioni sono molto complicate, però anche per noi quello è un modo per essere presenti, per offrire lavoro, per dare un senso anche di sviluppo e di modernità magari a paesi che a volte risultano un po' strani. E devo dire che poi molte volte parlando con i colleghi che lavorano in questi luoghi si scoprono delle realtà che magari sono un po' diverse poi da quello che è la lettura quotidiana dei giornali piuttosto che degli altri media. Credo che per noi appunto il discorso della corporate social responsibility passa anche attraverso tutto ciò che è una mobilità del futuro. Come azienda socialmente responsabile ci rendiamo conto che bisogna fare qualche cosa perché la mobilità del futuro non potrà essere più quella a cui noi siamo abituati e in tal senso stiamo sviluppando un progetto che noi abbiamo chiamato Zero Emissioni, quindi per abbattere totalmente le emissioni sia di CO2 ma anche degli altri inquinanti, non dimentichiamoci, quindi uno sviluppo dell'auto elettrica. Questo vale dappertutto nel mondo per Renault, abbiamo siglato circa 29 accordi in giro per il mondo per promuovere questo nuovo genere di mobilità, tra cui l'abbiamo siglato uno a Milano con la società elettrica municipale che si chiama A2A e che riguarda i territori di Milano e di Brescia, dove nella primavera del 2010 partiremo in maniera sperimentale con ovviamente un campione di vetture e A2A si è impegnata a costruire una serie di colonnine di ricarica per permettere una mobilità diversa all'interno delle città.